piove sul bagnato in casa Juventus. La vecchia signora è ripiombata nella crisi dalla quale sembrava essere uscita con le vittorie su Bologna e Maccabi Haifa. Il 2-0 subito contro il Milan pone probabilmente fine alle ambizioni scudetto dei bianconeri. Ma non solo, la truppa Allegri rischia di restare fuori anche dalle prime quattro posizioni. Come si dice in questi casi, le disgrazie non vengono mai da sole. Arriva un'altra notizia pessima in ottica futura. Come rivelato dal The Athletic, il centrocampista brasiliano Arthur, di proprietà della Juventus, ma ora in prestito al Liverpool, dovrà operarsi. A causa di un grave problema muscolare l'ex Barcellona starà fuori fra i 3 e i 4 mesi. Questo complica non poco la possibilità che possa venire riscattato dai Re. Esattamente 9 giorni fa l'agente di Arthur Pastorello aveva detto, Arthur ha giocato molto poco l'anno scorso, ha poi avuto un intervento programmato, a giugno, saltando quindi una parte della preparazione. Non era nei piani di Allegri, quindi non si è allenato con il resto della squadra. È normale che arrivando all'ultimo giorno in queste condizioni avesse bisogno di un lavoro extra. Ora ha recuperato ed è a completa disposizione dell'allenatore. Non ho alcun dubbio che farà molto bene con la maglia del Liverpool. Indirettamente ne subirà delle conseguenze anche il mercato della Juve. La dirigenza bianconera sperava di poter contare sui circa 37 milioni di euro che avrebbe portato nella cassa juventina il riscatto del brasiliano. Al momento l'ipotesi più plausibile resta quella di un ritorno a Torino del calciatore classe 96. Juve, Rabiot convinse ancora. In estate era vicino all'addio, ora è il rinnovo. La Juve stava per venderlo, ora è tra i migliori in campo, anche contro il Milan Rabiot convinto. Ora il rinnovo. Sono contento dell'atteggiamento della squadra e di aver fatto gol. Per me non è importante aver fatto doppietta ma aver vinto. Queste le parole di Adrien Rabiot al termine della partita contro il Maccabi Haifa. Umiltà. Il centrocampista francese ha iniziato alla grande la stagione e in Champions League è stato decisivo. E anche ieri contro il Milan è stato tra i migliori in campo. Al termine della partita contro il Maccabi Massimiliano Allegri aveva aggiunto, Rabiot, è cresciuto molto nell'età giusta, è maturato. Ha ancora margini di miglioramento, deve migliorare sul lungo e nel gioco in verticale. E pensare che in estate i tifosi chiedevano a gran voce la sua cessione, ad un passo dal Manchester United. Dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rivelato, arrivata l'offerta del Manchester United andò da Allegri e gli disse, Mister cosa faccio? E Allegri disse, guarda se vuoi andare vai ma per me sei un giocatore importante. Quindi non è vero che la Juve voleva scaricare Rabiot. Sentendosi dire così da Allegri, Rabiot non ha avuto neanche la spinta di prendere seriamente in considerazione quell'offerta. E l'impiego attuale di Rabiot conferma le parole di Allegri in quel momento. E ora? Viste le prestazioni non sarebbe assurdo pensare a un rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023. Se il francese dovesse continuare a convincere potrebbe davvero restare a Torino. Dalle stalle alle stelle nel giro di pochi mesi. Incredibile.